sempre più lungo, con sempre più ospiti e sempre più di grido. La nona edizione di Passaggi Festival è la più ambiziosa di sempre. Oltre 100 gli eventi in programma dal 18 al 25 giugno in diverse location del centro e del lungomare fanese. Per quello che rappresenta a tutti gli effetti il più grande evento estivo italiano dedicato al libro, patrocinato dal Ministero della Cultura e realizzato con il contributo del Comune di Fano, della Regione Marche, di Coppa Alleanza 3.0 e di altri sponsor privati. È un'edizione estremamente ricca, soprattutto di personaggi dello spettacolo, artisti, cantanti. Perché? Perché evidentemente il periodo di pandemia che ha costretto al blocco del lavoro chi faceva concerti, chi faceva film, li ha, come dire, portati a scrivere. Quindi ciò che prima rappresentavano attraverso la musica, le canzoni, i film, lo hanno fatto attraverso il testo scritto. E non a caso abbiamo Cesare Cremonini, Roberto Vecchioni, Alessio Boni, Marisa Laurito e altri ancora. Un'edizione quindi molto particolare di Passaggi Festival. Non a caso, dicevo, i premi vanno proprio 2 premi su 3 a 2 esponenti del mondo della musica, il premio Passaggi a Roberto Vecchioni e il premio Fuori Passaggi a Cesare Cremonini. Quali sono le rassegne in programma? Iniziamo dalla piazza, piazza 20 settembre, la piazza principale di Fano, dove ci sono rassegne, dove c'è una rassegna chiamata appunto Libri in Piazza, che ha un pubblico generalista, sono nomi molto noti, nomi popolari, e qui la saggistica diventa spesso anche biografia, autobiografia, racconto di se stesso. Poi abbiamo il Pincio ha un pubblico più giovane, ci sono 2 rassegne, Fuori Passaggi Music and Social e la rassegna di graphic novel Passaggi fra le nuvole. Alla Chiesa di San Francesco, libri, non dico di nicchia, ma sicuramente libri particolari, per una platea da 100-150 persone, e lì dentro c'è anche la rassegna di poesia Passaggi diversi e anche la rassegna con i narratori e gli scrittori stranieri, anche quest'anno dedicata ai Balcani, con 2 scrittrici serbe e 2 albanesi, tra cui il premio europeo per la letteratura di quest'anno Tom Kuka. E poi la mediateca è il luogo dei bambini, laboratori e presentazioni di libri. Anche al mare noi portiamo libri in 2 modi, in 2 punti, a Bagni Torrette e al Bonbon del Lido di Fano. Ci sono presentazioni al mattino alle 9:30, Buongiorno Passaggi. Offriamo il caffè a chi viene alle nostre presentazioni librarie. Ancora bambini ai Giardini Leopardi, sempre in centro storico siamo tornati, con dei laboratori che vanno da venerdì 18 a domenica 20. Questa è più o meno la mappa del festival e tutti gli eventi sono gratuiti. In tutto questo il Pincio ha ormai assunto il ruolo di seconda piazza del festival. Assolutamente sì. Abbiamo iniziato questa prova, chiamiamola così, nel 2019, è cresciuta, è andata bene, abbiamo visto un interesse degli editori, ci propongono autori e autrici interessanti. Oggi non c'è dubbio, il Pincio ha lo stesso valore di Piazza 20 Settembre. E sempre al Pincio si svolge la rassegna Passaggi tra le nuvole dedicata al fumetto d'autore, tra l'altro una delle prime in presenza per questo specifico settore dopo il lockdown. La rassegna di graphic novel è una rassegna straordinaria, tra l'altro quest'anno avrà un palco tutto suo sempre al Pincio. Al Pincio c'erano 2 palchi, per Fuori Passaggi e per le graphic novel. E penso a nomi come Davide Reviati, penso ad Alessandro Baronciani, penso a Tofolo. Sono quelle, come dire, quelle rassegne che danno anche la qualità all'evento complessivo. Qual è il filo conduttore di questa nona edizione? Il tema dell'edizione di quest'anno è d'infinito e provvisorio. Abbiamo ragionato sulla nostra condizione davvero provvisoria durante il periodo del Covid e anche ora, purtroppo, è stata. La nostra è una condizione di esseri umani, quindi è sempre provvisoria. Però è chiaro che in questi mesi di sofferenza, di malattia, di lutti, l'abbiamo toccata con mano, la nostra provvisorietà. Eppure abbiamo una tensione verso l'infinito e molte volte è il libro che ci dà, come dire, l'illusione o ci dà anche l'aiuto, la consolazione che ci illude di essere infiniti. Abbiamo voluto ragionare su questo e ci sarà una lezione, anzi Nando Dalla Chiesa l'ha chiamato un discorso notturno appunto del presidente del festival Nando Dalla Chiesa, l'ultimo giorno, venerdì 25 dalle 11 di sera a mezzanotte in piazza 20 settembre. Nonostante il Covid, Passaggi c'è, quest'anno come lo scorso. Quali saranno le regole da seguire? Consigliamo la prenotazione per gli eventi di Piazza e Pincio, quelli quindi con le platee più numerose. Nelle altre sedi si può entrare senza prenotazione, ma sempre osservando quelle regole, che sono anche regole
di buonsenso, il distanziamento sociale, evitare gli assembramenti e soprattutto tenere la mascherina sempre durante gli eventi. Passaggi Festival riesce a crescere di anno in anno, come quantità, come qualità, ma anche come prestigio. Qual è il suo segreto? Ma forse i segreti sono due, se devo dire. Da una parte la flessibilità. Il nostro è un festival flessibile, riesce ad adeguarsi. Potremmo andare in qualunque città, in qualunque orario, in qualunque giorno. Abbiamo dei format assolutamente flessibili. E poi il segreto vero è il volontariato. Siamo pieni di giovani che danno una mano e che permettono al festival di crescere.